La legge della reversibilità. Pregate per la mia anima. Sono create più cose dalla preghiera di quante il mondo ne possa sognare. Tennyson. La preghiera è un'arte e richiede pratica. Il primo requisito è un'immaginazione controllata. Ostentazione e inutili ripetizioni sono estranee alla preghiera. Il suo esercizio richiede tranquillità e la pace della mente. Non sprecate parole, perché la preghiera è fatta nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Le cerimonie che sono abitualmente utilizzate nella preghiera sono mere superstizioni e sono state inventate per circonfondere la preghiera di un'aura di solennità. La maggior parte di coloro che praticano l'arte della preghiera spesso ignora le leggi che la controllano. Attribuiscono i risultati ottenuti alle cerimonie e confondono la lettera con lo spirito. L'essenza della preghiera è la fede. Ma la fede deve essere permeata di conoscenza affinché acquisisca quella qualità attiva che non si possiede quando semplicemente la si ripete o si segue un cerimoniale. Di conseguenza, acquisisci sapienza e con tutto questo otterrai la comprensione. Questo libro è un tentativo di ricondurre l'ignoto al noto, facendo emergere le condizioni grazie alle quali le preghiere ricevono risposta e senza le quali dalla preghiera non si può ricevere risposta. In questo libro definisco le condizioni che disciplinano la preghiera e le leggi che la governano. Leggi che sono semplicemente una deduzione da analisi, esperienze e osservazioni. La legge universale della reversibilità è il fondamento su cui si basano le affermazioni contenute in questo libro. Il movimento meccanico innescato dal linguaggio parlato era noto ben prima che qualcuno sognasse la possibilità di un procedimento inverso di trasmissione, cioè la riproduzione del linguaggio parlato da un movimento meccanico, il fonografo. Per molto tempo si è saputo che l'energia elettrica era prodotta dall'attrito senza che mai si elaborasse il pensiero che l'attrito, a sua volta, potesse essere prodotto dall'elettricità. Che l'uomo riesca o no a invertire la trasformazione di una forza, egli sa, tuttavia, che tutte le trasformazioni di una forza sono reversibili. Se il calore può produrre il movimento meccanico, allora dal movimento meccanico si può produrre calore. Se l'elettricità produce il magnetismo, allora il magnetismo può sviluppare correnti elettriche. Se la voce può produrre vibrazioni ondulatorie, allora tali vibrazioni ondulatorie possono riprodurre la voce, e così via. Causa ed effetto, energia e materia, azione e reazione sono uguali e interconvertibili. Convertibili cioè l'una nell'altra. Questa legge è della massima importanza, perché consente di prevedere la trasformazione inversa una volta che la trasformazione diretta è stata verificata. Se sapessi come ti sentiresti se decidessi di realizzare il tuo obiettivo, allora inversamente potresti sapere quale stato ti sarebbe possibile realizzare una volta risvegliata in te quella sensazione.